Già più volte presente nel Vallo di Diano, sabato scorso, con l'apertura ufficiale della campagna elettorale per le prossime elezioni europee, Alberico Gambino è tornato nel comprensorio per salutare l'amico Valentino Di Brizzi e per trascorrere qualche momento di socialità e di conoscenza con un corposo gruppo di amici che si sono ritrovati presso la pasticceria Peccati di Gola, dove ha avuto modo di presentarsi e di illustrare la sua idea di politica europea capace di essere al fianco dei territori. Nella serata di sabato scorso 4 maggio, infatti, il candidato alla carica di parlamentare europeo per il partito di Fratelli d'Italia, primo partito in Italia in termini di consensi, ha scelto il Vallo di Diano come una delle prime tappe dell'inizio ufficiale della campagna elettorale. Una scelta che, come sottolineato nel corso del suo saluto, non è casuale, ma è dettata da un affetto profondo per il territorio valdianese a cui è legato e che considera come casa sua. C'è grande entusiasmo, io sto riscontrando entusiasmo ormai su questa campagna elettorale che adesso, come lei ha detto, è entrata nel vivo, ma che abbiamo iniziato già un paio di anni fa, perché tenga presente che sono 6 regioni, il collegio del sud, quindi rappresentato dall'Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Puglia, quindi 18 milioni di abitanti circa. Sto cercando di incontrare quante più persone possibile, confrontarmi con i vari territori su cui ci stanno tante peculiarità. Ovviamente qui nel Vallo giochiamo in casa, conosciamo bene quelle che sono le dinamiche di cui c'è bisogno anche qui per svilupparlo sempre di più, per renderlo parte integrante di un sud che vuole crescere, e mi auguro che all'indomani di questa tornata elettorale possa contribuire nel mio piccolo, così come ho sempre fatto, con determinazione e con la passione che mi ha sempre contraddistinto, portando le istanze del sud del paese in Europa.